Allora, Sarve, stasera faremo, vi faccio vedere come si fa a forare un cuore, per esempio questo, in resina per potergli mettere l'anellino. Alcuni stampi non contengono, diciamo, la parte che serve per lasciare il foro. Io vi sconsiglio oltretutto di utilizzare quelli con la parte che hanno il foro, perché una volta che andrete a prendere l'oggetto, vedrete che all'interno della parte che è rimasta, diciamo, senza resina, ci sarà della resina che si è sciolta. Ovvero sia, mi spiego meglio, vi faccio vedere un campione. Questi sono stampi senza il buco, diciamo che il buco si deve fare poi con la fresa, mentre ci sono stampi dove il foro è già presente, tipo questi. Ecco, quando si mette la resina in questi stampi, questo pirulino, chiamiamolo così, serve a non far andare la resina in questo punto, quindi creare il foro. In realtà, quando voi togliete lo stampo, questa parte sarà rimasta bucata e all'interno la resina non si sarà solidificata, quindi si troverà un oggetto appiccicaticcio che ha poca resa e poi si rovina. Io preferisco quindi utilizzare la fresa. Ho preso una fresa professionale come questa, io l'ho presa da Amazon, ma comunque ne trovate da tutte le parti, e mi limito a metterla sulla velocità 1. Ho inserito una punta appuntita appunto per fare un foro, e adesso vi faccio vedere come bucherò questo piccolo cuoricino, che poi dovrebbe essere la stessa cosa degli altri che avete visto. La prima cosa che dovete fare è puntare il vostro puntale, diciamo, in un punto, poi mollate, poi andate di nuovo sul punto, cercando di lasciare un segnetto, piccolino. Vedete come ho fatto io? Ecco, pian piano lavorerete su questo puntino. Questo perché se fate il buco tutto d'amblè, andate storti. Quindi con questo sistema, piano piano, fate il foro. E non vi si creano grossi problemi di buco che viene scentrato, no? Quindi prima fate il primo segnetto e poi andate avanti a bucarlo. Adesso magari passerò anche la velocità 2 per andare un pochino più veloci. Ecco. Fate piano piano come sto facendo io, cioè non andate in fretta in fondo perché c'è il rischio che facciate un buco fatto male. Si è incastrato, scusate, si è incastrato il puntale. Bisogna staccare il puntale, ecco, poi lo facciamo uscire, lo rimettiamo dentro. Può succedere che si stacchi il puntale perché chiaramente stiamo facendo un foro e ha un po' di attrito. Andiamo avanti. Per quello che vi dico di andare dentro e di uscire fuori, vedete? Però se no tende a incastrarsi, quindi dovete avere pazienza e arrivare dalla parte opposta senza esagerare, come sto facendo io, che ho esagerato di nuovo, ma si è staccato perché si può fissare
la punta. Poi se avete più o meno individuato dove uscirà il foro, ma siamo quasi in dirittura di arrivo. Qui adesso spengo di nuovo e ristacco il pezzo, ecco, e lo inserisco di nuovo dentro. Potete anche bucarlo dalla parte opposta, però io vi consiglio di andare sempre nella stessa direzione, anche se ci vuole un po' di tempo. Fare un disastro, scusate. Allora andiamo avanti, vediamo dentro se c'è la punta bella fissata. Sì, allora torniamo sull'1 perché mi sembra che facesse un po' fatica. Io a questo punto vedo da dove si sta formando il foro dalla parte opposta, quindi potete fare anche questo lavoro, cioè prendere, adesso veramente si è incastrato, ecco, potete anche guardare dalla parte opposta, vedete che qui c'è il foro, no? Dove sta arrivando. Quindi se siete capaci a puntare bene il trapano, cioè il, scusate, la presa, potete provare anche a fare il buco al contrario, cioè fissare qua e andare a incontrare il foro che state facendo alla parte opposta. Questo è un cuore particolarmente spesso, per cui richiede un pochino più di laboriosità. Però arriveremo alla fine, siamo usciti, siamo già usciti e piano piano andiamo a rifinire il lavoro di qua dove siamo usciti. Andiamo a ripassare, teoricamente dovremo uscire con la punta dall'altra parte, ci vuole un po' di pazienza. Io lo vedo che sta uscendo perché esce la resina, però chiaramente non è così immediato. Poi potete usare anche una punta più grande, però il rischio qual è? Che si rovini il cuore, perché non tutte le resine sono uguali. Basta sbagliare qualcosina e si va subito a finire con l'aver rovinato un ciondolo magari appena fatto. Quindi io preferisco piano piano arrivare dall'altra parte. Vedete che sta uscendo la resina dalla parte opposta, vuol dire che il buco si sta facendo. Bisogna avere solo un po' di pazienza. Proviamo anche un po' di qua. Praticamente il buco l'abbiamo fatto perché la punta esce, però va un po' ingrandita per farci stare chiaramente il gancino. Ecco, è uscita la punta. A questo punto
facciamo il buco dall'altra parte. Se un attimino che lo blocco. Ecco, facciamo la punta da questa. Io lo vedo già che è passante, però dobbiamo ancora fare il foro ben fatto perché ci passi l'anellino. Non dovete fare un bucone, dovete fare un buchino, però vedete com'è complicato. Perché la resina è spessa e io non voglio rovinare soprattutto anche l'estetica dell'oggetto. Quindi sto cercando di lavorare nel massimo, cioè nel minimo dell'incisione. Il buco c'è, ma dobbiamo lavorarci un pochino. Ecco, io adesso vedo dall'altra parte, quindi ritorno di qua. Il buco praticamente è fatto, lo rifiniamo ancora un pochino. Qui si ingarba, ingrabuglia sempre, però uscire è uscita la punta. Ecco, diciamo che il buco è fatto abbastanza, ma io lo voglio ancora un po' più grande perché non sappiamo che anellino ci deve andare a finire. Ecco, sono uscita con la punta anche dall'altra parte e quindi ho fatto il foro che mi sembra, direi che lo faccio ancora una volta di qua, giusto giusto per avere la soddisfazione. Vedete che il foro l'abbiamo fatto. Ora prendete un anellino qualsiasi. Adesso io ve ne faccio vedere uno a caso. Chiaramente questo è un cuore di prova, non è un cuore che servirà a diventare un gioiello. Però vi faccio vedere appunto con l'anellino. Dovete prendere un bell'anellino grande di questa dimensione, lo infilate all'interno del cuore in corrispondenza del foro. Ecco, e lo fate girare all'interno del foro. In questa maniera avete ottenuto l'anellino che avete fatto passare all'interno. Poi lo stringete bene in maniera che non esca, avete ottenuto il cuore con l'anellino. Una cosa che vi devo dire, quando lavorate con la fresa, state attenti perché tutto quello che fresate finisce sul cuore e finisce col opacizzarlo. Quindi poi non è quasi possibile lucidarlo. Io adesso non ho usato questo perché è una prova, chiaramente, però in un cuore ben fatto, come ho fatto in questi casi, sono stata molto attenta a non toccare con le dita la parte del cuore perché c'è il rischio che si stampino le ditate e la resina è molto fragile. Quindi utilizzate sempre i guanti. E soprattutto non fate andare polvere soffiate spesso come facevo io sul cuore. Quindi vi ho detto tutto. Se avete voglia di provare, provate. Se no, mi scrivete se avete dei dubbi, delle cose e poi potete trovare altre
punte della fresa per fare altri lavori, sempre di fresatura sulla resina, che dovete sperimentare da soli perché io mi fermo qui. Bene, un saluto a tutti e alla prossima.